Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria Paganesimo, che va in onda alle ore 19. Vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Dalla volta scorsa abbiamo cominciato la lettura del Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. E andiamo avanti con la lettura anche stasera. Abbiamo cominciato le introduzioni. Cosa abbiamo fatto l'altra volta sulle introduzioni? Tanto per rinfrescarsi un po' la memoria. Abbiamo accennato qualcosa del Gesù dei cristiani rispetto al Tommaso Didimo, elementi da analizzare a proposito della fede, cioè cosa intendiamo noi col concetto di fede. Abbiamo parlato delle due parole sul Vangelo, abbiamo accennato che cos'è lo Spirito Santo a proposito dei Vangeli gnostici particolari, però non tutta la gnosi, e quello che sono i Vangeli ufficiali. Questa sera continueremo con l'introduzione, parleremo di una premessa scritta nel 98 e poi cominceremo la lettura del Vangelo e dell'interpretazione vera e propria. L'introduzione. Vi ricordo che prima di incominciare l'interpretazione del Vangelo di Tommaso Didimo ho fatto tutta una serie di introduzioni e di puntualizzazioni che erano importanti per riuscire a capire in cosa facevamo l'interpretazione e da cosa partivamo per fare l'interpretazione e cosa intendevamo dire. Questa è una piccola introduzione. Dobbiamo prendere atto di un grande scontro, di una grande guerra combattuta nel primo secolo fra chi spingeva perché gli esseri umani sviluppassero il Dio che avevano dentro e chi intendeva sottomettere gli esseri umani. Lo scontro ebbe al centro Simon Mago e alcune figure di contorno, fra le quali gli insegnamenti di varie religioni misteriche, di cui una era capitanata ad una delle figure più o meno caratteristiche dette Gesù, che i cattolici hanno personificato costruendo una figura umana, figlia del Dio padrone. Per fare questo dovettero distruggere gli insegnamenti di tutti coloro che spingevano per sviluppare il Dio che gli esseri umani avevano dentro. Se prendiamo i Vangeli ufficiali, si nota una rottura di metodi fra i Vangeli di Matteo e Marco, che si riferisce ai racconti di Pietro, e quelli di Luca e Giovanni, pur perseguendo lo stesso fine, la sottomissione degli esseri umani. Il Vangelo di Tommaso si deve legare ai Vangeli di Marco, Matteo e Luca, ma a questi si contrappone sia nella sostanza che nei fini. Il Gesù di Tommaso non caccia demoni, non cura la lebbra, non si scontra con il potere, non finisce sulla croce, non è il figlio di una vergine, non risorge. Anzi, per quest'ultima parte il Vangelo di Tommaso impregna il Vangelo di costruzione della vita. Questa è la differenza fondamentale fra il Gesù di Marco e Matteo e quello di Tommaso. Mentre il primo impone assoggettamento, promettendo la risurrezione, il secondo insegna a costruire il dormiente dentro all'essere umano. E vediamo la premessa che scrissi nell'agosto del 98. Il deserto di Nag Hammadi ci ha restituito un antico eco del quale i cristiani, con la loro ferocia, ne avevano spento la voce. Il Vangelo di Tommaso non è un Vangelo gnostico e nello stesso tempo non è un Vangelo cristiano. Il fatto che molti passi facciano pensare a dei collegamenti con scritti ossiriaci. Cosa sono gli scritti ossiriaci? Gli scritti ossiriaci sono scritti della città di Ossiri, credo si chiamasse, dell'Egitto. In pratica in questa città c'era una grossa biblioteca e dei templi pagani, misterici, della religione egiziana. Bene, man mano che avanzava lo gnosticismo, il primo gnosticismo, questi templi pagani si riempirono anche di scritti gnostici. Quando arrivarono i cristiani, cosa fecero? Presero tutto questo materiale e lo buttarono nelle discariche di immondizie. Solo che la temperatura e l'umidità di questa città dell'Egitto ha mantenuto una buona parte di questi testi.
E in questi testi ci sono dei riferimenti, cioè sono dei riferimenti vicini a quelli che sono il Vangelo di Tommaso, ma solo in questi resti, cioè solo in questa discarica di immondizie, diciamo così, dove i cristiani hanno gettato tutti gli scritti che hanno trovato, cioè tutta la roba per far posto ai loro, hanno trovato dei riferimenti a questo Vangelo, per cui è un Vangelo che non ha riferimenti reali nel... non ha una storia da cui provenire, da cui venire, eccetera, però nello stesso tempo è stato trovato invece delle tracce in cui esisteva un ambiente, esisteva un'oggettività in cui il Vangelo è stato scritto. Osiriaci, e molti passi riprendono frasi e concetti esposti in Vangelo ufficiale, non deve ingannare il lettore. Il Vangelo di Tommaso rappresenta una fonte sincretica dove i momenti iniziatici dei movimenti misterici siriani si fondevano con elementi della decadenza religiosa egiziana, sviluppando un linguaggio in un contesto culturale cristiano e gnostico. All'interno di questo contesto umano si muovono le tradizioni misteriche siriane, in testa i riti di Adone, gli esseni con la loro astensione sessuale, i farisei e gli zeloti con il loro attaccamento alle tradizioni, e quei movimenti profetici che formeranno l'arcipelago gnostico. È difficile stabilire ora come sono andate a quell'epoca le cose. Sta di fatto che la datazione complessiva del Vangelo di Tommaso è più antica di qualunque altro Vangelo ufficiale, e appare del tutto logica l'affermazione secondo la quale questo Vangelo attinge da fonte ben più antica dei Vangeli ufficiali. Perché deve essere considerato una fonte più antica? Innanzitutto la figura presentata non è quella del figlio del Dio padrone. La forza di quanto viene detto sta in quanto viene detto, e non per il fatto di avere un imprimatur del Dio padrone. Il Dio padrone all'interno del Vangelo è conosciuto. Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio, e date a me quello che è mio. Ma non è venerato. L'estensore sa perfettamente che qualcuno si rivolge al Dio padrone, ma non dà nessun peso a questa figura o a figure simili. Non esiste nel Vangelo di Tommaso una figura in azione ad immagine e somiglianza di un qualche mago. Il potere sta nelle cose che vengono dette e per come vengono praticate, non per chi usa trucchi da baraccone. Il possesso viene combattuto in quanto possesso e non per sostituirlo con un altro possesso. La religione misterica a cui Tommaso fa riferimento è un potere riconosciuto da tutta la stregoneria e da tutto lo sciamanesimo. Il divino che spinge, davanti al quale l'essere umano si pone, sviluppando il proprio divino, è lo stesso divino che ha spinto la nascita di ogni sentire pagano, al di là dell'uso che ne hanno fatto i sistemi, i comandi sociali. L'autenticità del Vangelo di Tommaso è data dal fatto che i suoi principi occupano un terreno preciso, quel terreno che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. Quel terreno nel quale l'essere umano non si chiede cretinerie come lo scopo della sua esistenza, ma pratica il suo esistere in funzione di una crescita continua. Il paganesimo rispondeva al fatto di riconoscere la coscienza di sé, le coscienze di sé, del circostante, e attraverso le relazioni che costruiva alimentava il Dio che cresce dentro di lui. I culti misterici impongono un tipo diverso di consapevolezza, l'esistenza del male, la consapevolezza che esistono forze che tendono ad ostacolare le relazioni fra l'essere umano e il divino che ci circonda. Questa consapevolezza impone di prendersi nelle proprie mani la responsabilità sia della propria vita che delle relazioni che si costruiscono con il mondo circostante. L'individuo non è soggetto del mondo che cresce, di cui è parte come nel paganesimo, ma è attore e discriminatore degli elementi attraverso i quali costruire la propria crescita. Questo passaggio implica la consapevolezza di un elemento che le religioni misteriche ignoravano, la pulsione di morte. Rispetto ai paganesimi più antichi, le religioni misteriche, no, scusate un attimo, questo passaggio implica la consapevolezza di un elemento che il paganesimo, non le religioni misteriche, qui c'è un errore. Dunque, rispetto ai paganesimi più antichi, le religioni misteriche instaurarono dei rapporti diretti attraverso la volontà e pratiche sciamaniche col divino del circostante, addestrando le persone a varcare la soglia della percezione. Le persone che non varcano la soglia attraverso la loro trasformazione nella vita quotidiana ritenevano spesso che non esistesse nessuna soglia da varcare. Per loro chi varcava la soglia era un bugiardo e le enunciazioni esoteriche dovevano essere lette in modo
tale da risultare comprensibili anche a chi non sapeva cosa volesse dire alterare la percezione. L'incomprensione non è data dal testo, ma dal lettore. A seconda di come il lettore si è trasformato nel corso della propria esistenza, può comprendere o meno quel testo esoterico. Dove sta l'essenza dell'esoterismo? Sta nel fatto che la vita di un essere della natura, dell'essere umano nel nostro caso, è un'occasione da costruire. Noi siamo esseri che ci costruiamo, abbiamo una responsabilità magica ed esoterica nei nostri atti, in quanto l'azione si trasferisce immediatamente nella costruzione del nostro corpo luminoso e nella sua distruzione. Questo è l'esoterismo. Tutto questo diventa assurdo e incomprensibile davanti a un individuo che non si trasforma, non modifica se stesso, dovendo in qualche modo giustificare la sua staticità. Eccolo dunque creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, alla cui verità sottomette se stesso e gli altri individui. Questo personaggio ha fra le mani un corpo dottrinale esoterico che non può collocare in alcun modo nella sua visione della vita. Il suo scopo non è la costruzione dell'individuo, ma piuttosto il possesso dell'individuo da sottomettere ad un Dio padrone di cui egli è creato immagine e somiglianza. Questa persona prenderà quel testo, cancellerà quanto non coincide con le verità alla quale sottomette gli esseri umani, prenderà la parte rimanente e la riscriverà in funzione del suo progetto di sottomissione. In questo modo sono stati scritti i Vangeli ufficiali usati da 2000 anni per sottomettere e stuprare gli esseri umani. Le parole dei Vangeli della sottomissione non hanno forza in se stesse, ma solo in quanto avvallate dal figlio del Dio padrone, dal suo terrore di fare come a Sodoma e Gomorra, dove il figlio del Dio padrone afferma di essere figlio del Dio padrone e il Dio padrone afferma che quello è suo figlio. Almeno Ercole, il suo divino, ha dovuto guadagnarselo accettando le sfide della vita. Che poi lui fosse il figlio del Dio padrone, lo dimostrano i suoi trucchi da baraccone, che vengono chiamati miracoli, ma che in realtà era quell'agire magico, tanto comune nelle storie e nelle leggende, del sottobosco delle società pagane. Più o meno come la lettura del futuro da parte delle attuali cartomanti televisive. La parola, il messaggio di chi sottomette gli esseri umani non ha valore in sé, ma solo se retto dalla forza e dalla costrizione atta a distillare terrore. Così dal corpo dottrinale di uno stregone, o di via la stregoneria, vengono estratti alcuni aspetti, manipolati ed usati da chi deve impossessarsi di individui per sottometterli. Dopo questo, la magia nera del condizionamento educazionale costringe gli esseri umani a guardare con stupore e assoggettamento cose che viste nella vita di tutti i giorni le si considererebbero delle vere e proprie follie. Rimane il messaggio che ci proviene dalle sabbie di Nag Hammadi, il messaggio di uno stregone che, preso atto della nascita del corpo fisico, agisce per costruire il proprio corpo luminoso. La stregoneria è in grado di riconoscere quel messaggio, anche se i contesti culturali sono mutati. Anche se nessun apprendista stregone ripeterebbe mai ciò che è stato sconfitto da se stesso. Tommaso è stato sconfitto da se stesso. La più grande debolezza dei culti misterici erano la separazione che proponevano fra individuo sociale e via per la costruzione del corpo luminoso e la relazione col divino circostante. Questa relazione ha lasciato il campo libero al potere di avere nella quotidianità. E il quotidiano come l'essere umano affronta la quotidianità è il metro di misura dello sviluppo del suo corpo luminoso, il suo progredire nell'infinito dei mutamenti. La sconfitta nella quotidianità ha portato alla repressione feroce armata nei confronti di ogni via la conoscenza e la consapevolezza che sviluppa il Dio che cresce dentro ogni essere umano. Questa non attenzione a quanto accadeva nel quotidiano ha fatto sì che i culti misterici e le vie della stregoneria che rappresentavano fossero sconfitti da se stessi. Questo tipo di sconfitta è da contrapporre a quella dei culti pagani, che furono sconfitti esclusivamente dalla ferocia cristiana. Mentre il culto misterico nasce quando un apprendista stregone diventa uno stregone, costruendo il proprio cammino di libertà della percezione, il paganesimo è percezione e consapevolezza delle coscienze del mondo che ci circonda. In questo modo, ogni essere umano sensibile al richiamo del mondo che ci circonda può ricostruire il proprio sentire pagano.
sta poi al suo modo di affrontare la vita, alla struttura del suo pensiero, alle condizioni che incontra nell'oggettività, la possibilità di trasferire il proprio sentire in forma logica, spiegandolo ad altri esseri umani. In ultima analisi, possiamo dire che Giuda Didimo Tommaso fu uno degli ultimi stregoni pagani. Dopo il 200 d.C., ogni via della stregoneria dovrà imparare a costruire la libertà sociale prima che le sia consentito di emergere. Commentare il Vangelo di Didimo Tommaso, anche se il mio commento è benevolo, in quanto centrato sulla costruzione del potere di essere, e comprensivo, specie nei riguardi di tradizioni o di modi di esporre che non condivido, in quanto l'interpretazione può giocare scherzi atroci, mi permette comunque di tracciare un filo rosso che attraversa l'intera trasformazione della stregoneria dal sentire pagano più antico fino ad oggi. Nello stesso tempo, la critica mi permette di chiarire alcuni aspetti con cui affrontare alcune contraddizioni nel quotidiano. Confrontando passi del Vangelo di Tommaso e alcuni passi dei Vangeli ufficiali, mi permette di continuare, sotto una diversa angolatura, il discorso iniziato e ancora in svolgimento sul Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Mi permette in pratica di sottolineare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che gli esseri umani, per il Gesù di Wojtyla, sono solo bestiame che deve essere sottomesso per poterlo portare docile al macello. E questa è la premessa dell'agosto del 1998. In pratica sono 10 pagine di premesse e di avvertimenti. Di questo, cioè del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, c'è un altro scritto che è in corso di elaborazione. L'ultimo ve l'ho scritto, quello concluso ve l'ho già letto, ed era La sottomissione in Giovanni, l'orrore della sottomissione in Giovanni. Quello invece che è in elaborazione in questo momento è Gesù di Nazareth, il bastonatore di chi non si poteva difendere, cioè il trafficante di schiavi. Questo è un lavoro di analisi che è in corso in questo momento. E adesso, 13 gennaio 2000, passiamo alla lettura e commento del Vangelo di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. È tutto diviso in paragrafi abbastanza brevi, e alla lettura del paragrafo seguirà il commento. Non so, penso che ne farò due o tre oggi. Paragrafo 1. Questi sono i detti segreti pronunciati da Gesù il vivente e scritti da Didimo, Giuda, Tommaso. Nel primo paragrafo, dunque, Tommaso dice che quanto egli scrive non lo dice lui, non sono sue affermazioni, ma appartengono a qualcun altro a cui le attribuisce. Questi, dice, sono i dettami segreti del vivente che Tommaso ha scritto. Questo è falso. Tommaso non ha trascritto dei detti segreti, ma ha scritto il corpo dottrinale di una via della stregoneria. Egli ha scritto quanto se stesso ha compreso di quanto egli ha vissuto. Quanto Tommaso scrive è quanto Tommaso ha compreso, direi ha vissuto anche. Quanto scrive Matteo è quanto Matteo ha compreso. La comprensione di quanto è scritto è direttamente funzionale al potere di essere messo in campo da Tommaso, da Matteo o Marco, Luca o Giovanni. Il loro potere di essere in relazione alla direzione nella quale intento spingeva. Dove la soggettività determina quanto viene scritto e l'intento di fondare il futuro determina il senso di quanto è scritto. A Tommaso non interessa appropriarsi di esseri umani, così prende le cose che incontra e trasformando se stesso le manipola per costruire libertà fra gli esseri umani del suo tempo. A Matteo, Marco, Luca e Giovanni interessa appropriarsi degli esseri umani, metterli in ginocchio davanti a loro stessi. Per questo motivo costoro prendono i lavori o di Tommaso o dalla fonte a cui anche Tommaso attinge ed elaborano un processo di verità attraverso il quale costringere il divenire degli esseri umani. Quanto scrive Tommaso è quanto ha attraversato Tommaso, quanto ha contribuito a trasformare Tommaso, quanto Tommaso intendeva riversare nel sistema sociale in cui viveva per costruire il futuro che egli intravedeva, quanto hanno scritto Marco e Matteo, Luca e Giovanni era il loro processo di morte e distruzione. Scrivono quanto loro comprendono in funzione del loro intento.
E questa è una precisazione per quanto riguarda l'affermazione introduttiva di Tommaso. Passiamo al paragrafo 2, abbiamo tutto diviso in paragrafi. Egli disse: colui che scopre l'interpretazione di queste parole non gusterà la morte. È una premessa fondamentale, quasi un avvertimento. Questo paragrafo avverte che quanto è detto all'interno del Vangelo va interpretato. Il fine dell'interpretazione è quello di non sottostare alla morte, la morte intesa nel senso della morte del corpo fisico, ma anche come fine della coscienza e della consapevolezza della persona. Secondo il Vangelo esiste un'interpretazione degli insegnamenti il cui fine è il superamento della morte. Il Vangelo rappresenta una summa di insegnamenti che devono servire per guidare l'individuo nella ricerca dell'infinito della sua esistenza. Non sono dunque insegnamenti finalizzati a se stessi, non richiedono di aderire ad una verità, non impongono un'accettazione a priori, ma necessitano di interpretazione soggettiva, dove l'interpretazione è atto di scelta soggettiva, atto di libero arbitrio individuale e non possono necessariamente essere interpretati da altri che impongono la verità a priori degli insegnamenti stessi. L'interpretazione è la vera chiave di lettura del Vangelo di Tommaso. L'interpretazione degli insegnamenti è quanto rimane al lettore per adattare questo alle sue esigenze e alla sua vita per il suo sviluppo. Non è un Vangelo assoluto, è un insieme di elementi da interpretare e adattare. Tutti i detti che si trovano in questo Vangelo devono essere adattati a questo proposito. E a questo proposito appare verosimile la versione secondo cui Matteo, Marco, Luca e Giovanni hanno costruito i loro adattamenti partendo da un contesto dottrinale originario. Il contesto dottrinale originario apparteneva agli apprendisti stregoni che lo hanno elaborato in relazione al sistema sociale e al sistema culturale in cui vivevano ed hanno lasciato l'interpretazione di quanto andavano dicendo ai singoli ascoltatori affinché interpretandolo lo adattassero alle variazioni dei sistemi sociali e culturali. Cosa non furono in grado di prevedere quegli apprendisti stregoni? Che potesse esistere un uso degli stessi detti e degli stessi passi per costruire un sistema di pulsione di morte. La stessa frase, uguale o simile, poteva essere riadattata all'interno di un diverso contesto e servire per distruggere il divenire degli individui. Tommaso lascia l'interpretazione di quanto la soggettività dell'individuo è la guida lascia l'interpretazione in quanto la soggettività dell'individuo è la guida della propria libertà. È interpretabile quanto dice Tommaso, in quanto è detto è espressione di una soggettività dalla quale altri esseri umani possono attingere. Bere dalla stessa bocca, bere dalla stessa fonte, è il senso reale del percorso di stregoneria. Sottomettere la soggettività alla stessa verità è il percorso della religione rivelata. Mentre in Marco e Matteo la parola del figlio del Dio Creatore è parola immutabile, in Tommaso la parola di Gesù è una parola che guida i passi e l'interpretazione dell'individuo. In Matteo e Marco Gesù sottomette gli esseri umani alla volontà del Dio Padrone. In Tommaso la parola di Gesù serve per accompagnare la ricerca degli esseri umani. La differenza fra le formulazioni fondamentali fra i Vangeli ufficiali e quello di Tommaso cominciano a delinearsi fin da subito. Marco e Matteo sottomettono alla verità imposta. Tommaso conduce lungo una via di libertà. Fra le due impostazioni dottrinali non esiste mediazione. Dice Matteo: scoprire l'interpretazione di queste parole porta a non gustare la morte. Scoprire l'interpretazione di queste parole porta a trasformare la morte del corpo fisico in qualcosa di diverso. Non c'è promessa di resurrezione, ma di non morte attraverso il lavoro soggettivo di interpretazione del reale significato delle parole. Interpretare è la parola magica di Tommaso. Filtrare quanto è detto attraverso la propria soggettività e constatare se quel detto è funzionale ad arricchire il proprio modo di affrontare la vita.
Questo modo d'azione è assolutamente inaccettabile per le religioni rivelate. Nulla si deve interpretare, ma tutto si deve accettare. L'impegno dell'individuo sarà quello di giustificare l'aberrazione per poterla accettare meglio. Così si giustificheranno le follie del pazzo di Nazareth nei Vangeli ufficiali e così si giustificheranno le strage del macellaio di Sodoma e Gomorra. L'essere umano non ha possibilità di riaffermare se stesso nei Vangeli ufficiali. Può soltanto rivendicare il proprio diritto alla sottomissione, imponendo sottomissione a chi non è in grado di difendersi. Fin dal primo secolo lo scontro dottrinale appare chiaro. Da un lato l'essere umano, che in quanto Dio alimenta il divino che cresce dentro di lui per svilupparsi nell'eternità dei mutamenti, e dall'altro chi tende a sottomettere l'essere umano ad una verità rivelata di un povero pazzo che andava farneticando di essere il figlio del Dio padrone, davanti alla quale, o ai suoi rappresentanti, chiunque doveva mettersi in ginocchio, interpretare e esporre la soggettività dei costruttori, è il farsi Dio del costruttore, è diventare tutt'uno con intento, il padre. L'accettazione acritica non modifica il soggetto che riceve, ma l'interpretazione costringe il soggetto ad acuire la sua capacità critica, valutare l'oggettività in cui vive, allenare se stesso in relazione all'oggettività in cui agisce. Lo costringe a costruirsi. Costruisce il Dio che cresce dentro di lui, facendosi Dio attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni. Interpretare è doveroso perché l'intento qualifica il detto, che può essere indifferentemente un'affermazione vuota o una costruzione magica a seconda di come questa modifica la capacità soggettiva del costruttore. Dunque interpretare, dunque usare soggettivamente l'enunciato, il potere di essere dell'enunciato è dato dall'interprete, non dall'enunciato in sé. Cioè, in pratica sono io che do potenza a un detto, a una parola, a un modo di essere o a un principio. Il principio in se stesso ha potere solo nella misura in cui fa scatenare il mio potere, cioè io espongo me stesso e lo uso per delle finalità di trasformazione che possono essere le mie o della vita. Pertanto interpretare significa riuscire a mettere la propria soggettività usando quello che ci proviene dal mondo esterno per trasformarci. Pertanto è l'impegno soggettivo che è importante, l'impegno nell'azione, l'impegno nelle cose, l'impegno nello studio, l'impegno nella letteratura, nella lettura, l'impegno nell'affrontare la vita di tutti i giorni. Questo impegno porta alla trasformazione del soggetto. E non è una questione di buon senso, è una questione di magia. Paragrafo terzo, e questo paragrafo terminiamo per oggi. Gesù disse, colui che cerca... No, forse andiamo avanti un altro ancora. No, è troppo lungo l'altro. Vabbè, vediamo un po'. Gesù disse, colui che cerca non desista dal cercare fino a quando non avrà trovato. Quando avrà trovato si stupirà, quando si sarà stupito si turberà e dominerà su tutto. Il senso dell'interpretazione è esposto nel terzo paragrafo, in cui l'interpretazione avviene come frutto della ricerca individuale. Colui che cerca non desista dal cercare, non adesione alla parola divina, ma al contrario ricerca come costruzione interpretativa degli insegnamenti espressi attraverso la parola. La ricerca è atto di trasformazione soggettiva. La ricerca trasforma il ricercatore, non è atto di studio individuale, è atto di trasformazione individuale. Ma qui il senso dello stupore, da qui il senso dello stupore della scoperta. La scoperta stupisce in quanto trasforma il ricercatore. La scoperta del ricercatore appartiene al mondo che ci circonda. L'oggetto della scoperta ci sta attorno, ma noi lo ignoriamo. Mentre cerchiamo, ci trasformiamo, e mentre ci trasformiamo, vediamo ciò che prima non vedevamo. La nebbia della non conoscenza prende forma. Lo sconosciuto diventa conosciuto. Questo costituisce oggetto di stupore. Eravamo immersi nell'infinito e non ce ne rendevamo conto. Eravamo immersi fra gli dèi e non ce ne rendevamo conto. Questo costituisce turbamento. L'immensità turba chi si accorge di essere parte dell'immensità, mentre prima della ricerca si considerava essere unico e appartato dal tutto, invece si è parte dell'immenso che ci circonda.
essere parte dell'immenso che ci circonda, ci fa attraversare dall'immensità diventandone parte, attraverso lo sviluppo della consapevolezza del proprio essere. Proprio quando si prende coscienza di essere parte dell'immensità, proprio quando l'immensità ci attraversa, allora si può dominare tutto, ma non perché si possiede il tutto, ma perché si è il tutto. Perché il tutto ci attraversa in quanto la ricerca ci ha portato ad essere coscienti e consapevoli del tutto e delle relazioni fra noi e il tutto in cui siamo immersi. Il soggetto che cerca trova l'immensità, ne diventa parte padroneggiando l'immensità. Ecco perché costui non gusterà la morte. Ecco come le preposizioni si legano. Necessità dell'individuo di interpretare, l'interpretazione si costruisce attraverso la ricerca che porta nell'infinito dei mutamenti, la trasformazione soggettiva. Dice Platone nel Teeteto, è proprio del filosofo ciò che provi, il meravigliarsi. Questa è l'essenza della filosofia. A questo la stregoneria aggiunge che è proprio del filosofo meravigliarsi, perché meravigliandosi si chiede il perché delle cose e chiedendosi il perché delle cose può continuare a meravigliarsi. Il concetto dello stupore che costruisce è un concetto che non appartiene soltanto a Tommaso Didimo, ma appartiene all'intera filosofia mediterranea, di cui i culti misterici rappresentano un'elaborazione. Questo noi non lo troveremo mai nei Vangeli ufficiali, in quanto il loro bisogno di sottomettere chi non si può difendere, chi si deve annullare nella rivelazione del Dio padrone, impedisce ogni tipo di ricerca che non sia quella di trovare il modo migliore per sottomettersi al Dio padrone. In stregoneria deve essere sottolineato, la ricerca non riguarda il trovare quanto è nascosto, ma la ricerca dei mezzi attraverso i quali costruirci. È il processo di costruzione soggettiva che svela lo sconosciuto che ci circonda. La costruzione soggettiva è l'arte di penetrazione nello sconosciuto. Svelare lo sconosciuto e costruire lo stupore non è ricerca di quanto non conosco, ma è costruzione di mezzi soggettivi attraverso i quali svelarlo. La contrapposizione deve essere sottolineata oggi, nel 1998, in quanto il termine ricerca è stato privato del significato che ne dettero i primi filosofi, per finire a considerare l'essere umano che cerca una verità in quanto oggetto assoluto in sé. Questo è uno dei grandi equivoci su cui il cristianesimo ha giocato per costruire i suoi campi di sterminio. Cercare il mezzo con cui costruirci per ampliare la verità soggettiva nella quale siamo immersi significa costruire la libertà soggettiva attraverso la quale affrontare l'oggettività. Se viene costruita dall'individuo la libertà soggettiva come attività della propria esistenza, non può esistere una verità rivelata alla quale sottomettere l'essere umano. Non è la verità che deve essere cercata, ma è libertà che deve essere costruita. Questa è l'essenza di questo paragrafo di Tommaso Didimo e questa è la corretta interpretazione. È la corretta interpretazione in quanto non esiste in Tommaso una verità rivelata, ma la rivelazione di mezzi, strumenti e tecniche attraverso le quali l'essere umano costruisce se stesso in relazione all'oggettività in cui vive. Questo contrappone Tommaso Didimo a tutti i Vangeli ufficiali. Vabbè. Visto che sono le 19:37, facciamo ancora il paragrafo 4, che è abbastanza lungo perché è un paragrafo fondamentale, direi. E cominceremo a fare il primo confronto con i Vangeli ufficiali. Gesù disse, se coloro che vi guidano vi dicono, ecco, il regno è in cielo, allora gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono è nel mare, allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno è invece dentro di voi e fuori di voi. Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che voi sarete i figli del Padre che vive, ma se non vi conoscerete, allora dimorerete nella povertà e sarete la povertà. Questo è il paragrafo 4. Non so se c'è qualche assonanza, no, con i Vangeli ufficiali. Quel di Dio, ecco il regno che ho saltato di Dio fra apostrofo, fra virgolette, è un'aggiunta soggettiva del traduttore. Dice infatti Luigi Morandi,
la cui traduzione è la base di questo lavoro, le versioni sono sempre difficili perché ogni lingua ha particolarità che l'esperto non sempre è sicuro di rendere adeguatamente. Difficoltà e perplessità sono numerose quando si tratta del copto di questi testi, che mostra molte caratteristiche per noi inconsuete prima della scoperta dei manoscritti di Nag Hammadi. A volte l'ambiguità del testo rasenta l'incomprensibilità e tuttavia è necessaria un'opzione. Per cui ecco il regno, li mette fra parentesi, di Dio. I testi sono letti con il condizionamento educazionale cattolico che impone adorazione ad un Dio padrone. Fuori da questo condizionamento educazionale, fuori da questo condizionamento tutto è ambiguo, tutto è oscuro, tutto sembra vacuo. Il traduttore si trova smarrito. Il padre che vive del traduttore è certamente il Dio padrone, ma il Dio padrone è fermo nella sua staticità. Il Dio padrone non vive, il Dio padrone non si trasforma, dunque il padre che vive non può essere il Dio padrone e stupratore di esseri umani indifesi, deve essere qualcos'altro. In stregoneria il padre sono le forze che generano la vita e le tensioni attraverso le quali la vita si espande. In stregoneria il padre sono le forze che generano coscienza e consapevolezza e le tensioni attraverso le quali tendono ad espandersi. In stregoneria il padre che vive è necessità e intento. E il regno è lo spazio nel quale gli esseri costruiscono le relazioni attraverso la manipolazione soggettiva di necessità e intento. Il regno è lo spazio dove le relazioni fra gli esseri avvengono attraverso il loro potere di essere, dunque non un ovile nel quale rinchiudere le pecore umane obbedienti, non un campo di sterminio delimitato dal filo spinato di cui il Dio padrone si erge a protettore, ma i grandi spazi della vita in cui gli esseri, attraverso l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni, costruiscono se stessi proiettandosi nell'infinito dei mutamenti. I grandi spazi dove ogni essere della natura e gli esseri umani, nel nostro caso, si fanno Dio, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni, incubando attraverso questo il Dio luminoso che partoriranno alla morte del corpo fisico. Chiunque parte per la ricerca tende a legarsi a qualcuno che gli spieghi almeno i primi rudimenti. La conoscenza e il sapere fra gli esseri umani sono trasmessi di generazione in generazione, da individuo a individuo. C'è chi fa una ricerca profonda e chi fa una ricerca fermandosi alle apparenze. Per Tommaso è necessario distinguere apparenza da sostanza, realtà da illusione. Forse non ci riesce del tutto, ma è in grado di mettere gli esseri umani su una strada precisa. Se coloro che vi guideranno vi dicono «Ecco, il regno è in cielo», allora gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono «Il regno è nel mare», allora i pesci vi precederanno. Varrebbe la pena di aggiungere «Se il regno è oltre la morte», allora i cadaveri vi precederanno. Questo però non viene detto, né Tommaso osa dirlo, ma vale la pena di aggiungerlo oggi dopo una lettura complessiva del Vangelo stesso. Che cos'è il regno? È l'oggetto della ricerca, la conoscenza a cui tendere, una conoscenza che non è né nel cielo né nel mare in quanto è trasformazione soggettiva. È dentro ognuno di noi ed è fuori di noi, è l'essere divino che abbiamo dentro, ed è il divino che ci circonda che può essere raggiunto soltanto dallo sviluppo del divino che abbiamo dentro. È la consapevolezza che ogni essere umano ed ogni essere della natura è un essere divino, un essere che tende all'infinito dei mutamenti. Il regno è il divino che abbiamo dentro, il regno è il divino che ci circonda. Sviluppare il divino che abbiamo dentro significa conoscersi. Conoscere se stessi significa rendersi consapevoli che dentro di noi la coscienza divina cresce, significa rendersi consapevoli della necessità di sviluppare il sapere e la conoscenza per permettere al divino che abbiamo dentro di affiorare alla nostra coscienza. E per sviluppare il divino che abbiamo dentro dobbiamo farci Dio usando la nostra volontà e le nostre determinazioni. Solo in quel momento saremo riconosciuti dal divino che ci circonda come parte del divino. Il divino riconosce il divino solo nel momento in cui questo diventa consapevole, solo nel momento in cui il divino diventa coscienza di sé, imparando la consapevolezza e la necessità del proprio divenire. Il divino che ci circonda sollecita ogni essere della natura a diventare cosciente dell'essere divino dentro di lui,
a diventare cosciente che l'essere divino che dentro di lui preme per crescere, c'è un che spostato qua. Solo nel momento in cui l'essere della natura diventa consapevole di ciò, diventa un Dio, una divinità, e si relazionerà col divino che ci circonda. Il divino che ci circonda è permeato dal Padre che vive, necessità e intento. La consapevolezza di tutti i divini che operano seguendo la propria sequenza di mutamenti per diventare eterni. Essere riconosciuti dal divino che ci circonda ci consente di alimentarci da quel divino, trarre forza ed essere quel divino. Se non avremo la forza di riconoscere il divino che dentro di noi tende a crescere e a rivendicare il proprio diritto ad essere e svilupparsi, allora si dimorerà nella povertà. La povertà di un'esistenza il cui fine è la morte del corpo fisico e con essa la morte del corpo luminoso. La povertà del proprio sapere e della propria consapevolezza. La povertà della propria esistenza nell'attesa della morte del corpo fisico e delle possibilità di eternità. Non è dunque un caso che sia nei Vangeli ufficiali di Marco e di Matteo, una delle attività maggiori del loro Gesù è la cacciata dei demoni dagli esseri umani, daimon, in greco è la divinità come Dio. Daimon negli esseri umani altro non è che la loro coscienza divina che cresce, è la loro coscienza divina che gli permette di percepire il divino che li circonda, il regno. Marco e Matteo esprimono la necessità di costruire il divino dentro l'essere umano, esprimono la necessità di rendere l'essere umano povero, povero inteso come povertà di spirito e di percezione, non solo come mancante di mezzi, mancante di sapere e consapevolezza, sottomesso alla verità esposta. Nel quarto paragrafo incontriamo il primo scontro fra gli evangelisti. Tommaso, che vuole sviluppare il Dio dentro ogni essere, mentre Marco e Matteo vogliono privare l'essere umano del Dio che cresce dentro, per rendere l'essere umano povero e sottomesso alla loro descrizione di Dio. Proviamo a leggere Matteo. In verità vi dico, vi sono alcuni fra i qui presenti che non gusteranno la morte prima di aver veduto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Il concetto di regno non ha nulla a che vedere col concetto di regno espresso da Tommaso. Il regno di Tommaso è il divino a cui l'essere umano giunge determinando se stesso, usando la propria volontà, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Mentre in Matteo la morte è quasi desiderio, quasi un fine a cui giungere prima che giunga il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Ma venire nel suo regno non significa venire nel proprio divino, ma venire nel mondo. Non è uno sviluppo nel divino, ma è un impossessarsi del mondo. Il Gesù di Matteo non insegna, non indica, non diviene, ma terrorizza per appropriarsi. Scusate un attimo. Ok. Il suo regno è la terra ed egli giunge per appropriarsene. Il regno di Tommaso è il divino, cui ogni essere giunge sviluppando il divino che ha dentro. Vediamo come questo discorso viene usato in Luca. Avendogli domandato i farisei quando verrà il regno di Dio, Gesù rispose loro: il regno di Dio non viene con sfarzo, non si potrà dire ecco è qui oppure è là, infatti il regno di Dio è dentro di voi. Disse allora poi ai discepoli: verrà un tempo in cui voi desiderate vedere uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo e non lo vedrete, e vi diranno ecco è là, ecco è qui, voi non vi muovete né andatene in cerca, perché come il lampo balenando sfolgoreggia da un punto all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno, ma prima è necessario che patisca molto e sia ripudiato da questa generazione. Luca fa dire al suo Gesù che il regno è dentro gli esseri umani, quando questi si rivolge ai farisei, mentre ai suoi apostoli parla della sua venuta sfolgoreggiando sulle nubi. Aggiunge Luca che prima però quella generazione dovrà rinnegarlo. Il regno di Luca non è la forza dell'essere umano che cresce dentro di lui e incontra la forza del mondo circostante. Per Luca il regno altro non è che il territorio di proprietà del suo Dio dentro all'essere umano. In altre parole, l'essere umano deve coltivare la sua sottomissione nell'attesa che il Gesù di Luca arrivi sfolgoreggiando sulle nubi. L'uso delle frasi è chiaramente nel senso opposto. Luca
priva di determinazione l'essere umano sottomettendolo alla proprietà del Dio padrone, che arriva sfolgoreggiando. Tommaso invita l'essere umano a sviluppare quanto ha dentro per incontrare quanto c'è fuori, il divino soggettivo che incontra il divino nell'oggettività. Per i Vangeli ufficiali la linea è quella della sottomissione e dell'assoggettamento, per il Vangelo di Tommaso è quella della ricerca della libertà del soggetto. D'altro canto, in Matteo le frasi seguenti al discorso che Luca fa fare dal suo Gesù ai farisei appaiono legate in maniera diversa. Anche a Matteo interessa sottomettere del regno, dentro all'essere umano non interessa nulla. Il discorso lui lo fa all'interno del discorso sulla distruzione del Tempio di Gerusalemme, un pezzo dal sapore apocalittico dove l'arrivo del regno del suo Gesù non ha nulla a che vedere con lo sviluppo del Dio che cresce dentro all'essere umano. E questo sono i primi quattro paragrafi del Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Bon, detto questo, e qua è successo qualcosina anche con una cassetta che probabilmente non è funzionata come doveva. Scusate un attimo, solo che sistemo una cassetta. Bon, perfetto. Questi sono i primi quattro paragrafi del Gesù di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e riprenderemo la prossima volta giovedì sera andando avanti via via. I paragrafi sono, mi sembra, alla fine 115-116, sì circa, e ne faremo penso un 3 a sera. Tutto sommato andremo avanti più o meno a quel ritmo. Oggi ho voluto iniziare abbastanza pesantemente in modo da andare dentro. I confronti che ci saranno fra i Vangeli ufficiali e il Tommaso Didimo saranno sempre confronti abbastanza coerenti, nel senso che purtroppo le stesse frasi, siccome io non uso Vangeli sinottici, faccio abbastanza fatica a rintracciarle. Adesso ho prelevato da un sito dei Boy Scout i Vangeli, per cui adesso ce li ho in computer e selezionando i caratteri vado meglio a cercarli, anche se direi che quella traduzione lascia molto a desiderare. Comunque adesso posso lavorare un pochino meglio, diciamo, di quando non lavoravo qui. Bon, detto questo, ricordo il numero di telefono 049 700 700 049 700 838, e facciamo un po' di cronaca di avvenimenti un po' vecchiotti, nel senso che oggi ho fatto quelli recenti e facciamo un po' quelli un pochino più vecchi. Vediamo un attimino che cosa abbiamo qui. Il Risorgimento fu cattolico e i laici insorgono, dal Gazzettino del 17 settembre 1999. Ormai siamo arrivati a un punto in cui i gesuiti, dopo aver ammazzato un sacco di gente, dopo aver distrutto gli esseri umani, dopo aver fatto tutte le porcherie che la storia infama loro, e vi assicuro che l'elenco non è divertente, vogliono appropriarsi del Risorgimento. Il Risorgimento fu un movimento laico che non ha niente a che vedere col cattolicesimo, tant'è che mi sembra che fosse Pio IX è scappato via come un topo di fogna dalle responsabilità che poteva avere. Infatti credo che Pio IX cercassero di coinvolgerlo per dirigere proprio il Risorgimento che stava in quel momento costruendosi, ed è scappato come un topo di fogna, cioè non è neanche saputo essere cattolico fin in fondo. Pronto? Vabbè. Tepisti a 15 anni per sedurre le ragazzine, no? Ormai mio figlio è da oratorio. Pronto? Mio figlio è da oratorio, è da Repubblica del 19 settembre 1999. E praticamente cosa succedeva? Niente, che in oratorio si impara a buttare sassi sui treni, si impara a far porcherie, si impara a far... Pronto? Si impara a fare un casino di porcherie, e le porcherie che si imparano in oratorio dopo si trasferiscono al sistema sociale.
Questi qua pensavano di essere chissà chi e buttavano sassi contro i treni, e i sassi contro i treni si imparano in laboratorio. Sì? I sassi contro i treni si imparano a gettare in oratorio. Vi ricordo che c'era la gente del CRIS che andava in giro dicendo che c'è sicuramente i satanisti, invece sono i cattolici. Sono solo i cattolici imparano a fare questo. Il saccheggio annunciato, arcobaleno, storie di sprechi, furti e strane spese. Beh, penso che la storia verrà messa a tacere, perché in fondo arcobaleno fu una operazione di guerra. Pronto? Ancora. Fu un'operazione di guerra, e come operazione di guerra aveva il compito di fare un po' da supporto logistico. In guerra la legge vale poco, tutto sommato, si può fare quasi quel cazzo che si vuole. Sì? Ancora. Lo strumento più antico del mondo. Questa è una notizia che farebbe felice Francesco. Lo strumento più antico del mondo è il flauto di Pan. Sì? Buonasera. Buonasera. Bisognerebbe dire a questi stupidi che continuano a fare questi scherzi da idioti che si facessero un po' i cazzi loro, perché è giusto lasciare la parola a tutti, anche a quelli che hanno argomentazioni diverse dalle proprie da esporre. Vabbè, purtroppo è così la vita. Pronto? A me dispiace per lei, perché non riesce a fare il suo programma in pace. Non si preoccupi, vedrai che lo facciamo lo stesso. Grazie comunque. Grazie. Pronto? Ancora? Va bene, andiamo avanti. Lo strumento più antico è un flauto ricavato dall'osso scapolare di una gru scoperto da archeologi cinesi. Pronto? Ancora? Vabbè, non vi preoccupate comunque, qui c'è il solito personaggio che blocca i telefoni. Cosa volete fare? È già stato denunciato, ma purtroppo è così. Padre dell'Opus Dei fa record di miracoli. Allora, Beato Escrivera de Balanguer, dopo tutto che ha fatto il porco, cioè un po' di libri delle sue porcherie che ha fatto, però sta facendo miracoli a chili alla facciaccia di Padre Pio, e questi qua devono mettere in ginocchio. Questi qua sono l'Opus Dei, è un'organizzazione terroristica praticamente nata in Spagna, ed è un'organizzazione direttamente controllata da Wojtyla. Per cui Wojtyla è responsabile di tutte le porcate di questi personaggi. Dopodiché c'è un po' di libri scritti su questo personaggio, che è veramente una roba... Qui ho sempre i telefoni bloccati, naturalmente, ma voi non vi preoccupate. Dal Gazzettino del 25 settembre 1999, ai ferri corti, suore di clausura e vicini. Vietato guardarci nell'orto. Scusate un attimo, ma... In clausura ci stavano i vicini o ci stavano le suore? Domanda gratuita a chiunque vuole rispondere. Sì? Pronto? Pronto? Ciao. Volevo chiederti una cosa se te mi rispondi. Quando che ti sei in sintonia, non so se l'interpretazione è giusta, con le tue divinità, come si dice, sito in devozione, ti senti tu in eguaglianza? E cosa chiedi? Ciao, grazie. Ciao, grazie, te lo dico subito. Allora, buon, perfetto. Blocchiamo anche il telefono, che tanto adesso è finita la trasmissione. Io, quando sono in sintonia con le divinità mie crescono dentro di me. Cioè, il fatto che io ho delle divinità esterne a me non significa... ricevendo la telefono... Assolutamente niente. Cioè, non significa assolutamente niente il fatto che esistono delle divinità fuori di me. Se esistono fuori di me delle divinità, sollecitano lo sviluppo delle mie divinità dentro. Per cui io non sono in devozione con le divinità, ma esprimo le divinità. Ogni volta che faccio un gesto, adesso che sto parlando, per esempio, sto esprimendo delle divinità, fra i quali anche Minerva, fra i quali Mercurio, fra i quali Ilari. Cioè sto trasmettendo dei messaggi e sto impegnando tutto me stesso a trasmettere i messaggi con un idiota che sta bloccando i telefoni, per cui devo riuscire anche a concentrarmi per fare comunque del mio meglio. Questa azione che faccio
è una devotion, cioè è una, diciamo così, una, non una preghiera, una relazione che costruiscono con le divinità, le quali dicono: povero deficiente, sta tirando fuori il mercurio che ha dentro, il mercurio dell'universo, cioè il mercurio del mondo che mi circonda, cerca di nutrire per quello che lui può fare il mio mercurio dentro, cioè sta cercando di alimentare la mia capacità di concentrazione e riuscire comunque a mandarvi il messaggio nonostante questo imbecille stia bloccando i telefoni. Chiaramente fa quello che può, cioè non può fermare le pallottole, cioè non possiamo cambiare le cose, però possono alimentare gli sforzi e i tentativi che faccio io in relazione a un intento comune che c'è fra il mio essere Dio, cioè il mio trasformarmi in essere Dio, e gli dèi del mondo. Qual è l'intento comune? È quello di far sì che gli esseri umani si tolgano dalla posizione in ginocchio, è quello di far sì che gli esseri umani esprimano il Dio che c'è dentro. Fin tanto che io continuerò a muovermi in questa direzione, gli dèi mi sorreggeranno per quello chiaramente che potranno, perché se mi da matto mi butto su un burrone non verranno certo gli dèi a sorreggermi, cioè voi a sfasciarmi, però faranno in modo, se per quello che gli è possibile, che non mi trovi mai nella situazione di buttarmi un burrone. Alimenteranno il mio intuire, aumenteranno la mia prontezza, naturalmente fino a un certo punto, cioè non è una cosa assoluta, dipende dal mio intento, dal mio impegno, dalla mia organizzazione soggettiva, dal mio modo di affrontare la vita. E chiaramente loro si relazioneranno con me e io mi relaziono con loro. Dopodiché posso fare dei cerchi per evocare l'universo ed esprimere davanti all'universo il mio intento, ma il mio è un grido di guerra, non è un grido di assoggettamento, non è una preghiera. Cioè è un grido: tu Dio muovi il culo dal tuo posto, devi aiutare il mio fare. Cioè non è una preghiera, non è un assoggettamento, è un atto di determinazione, è un atto di volontà. Chiudo qui la trasmissione, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che vi ho parlato con i telefoni bloccati da un deficiente, il quale l'unica cosa che sa fare è questo, naturalmente dopo aver fatto puttanate continua a farne ancora, benissimo. Queste sono le condizioni in cui trasmettiamo ed è giusto che noi affrontiamo anche queste trasmissioni. Questo non significa che ci faccia piacere, però è giusto che continuiamo. Ringrazio tutti quelli che hanno telefonato e tutti quelli che hanno ascoltato, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Grazie ancora e a risentirci. Vediamo un attimo dove siamo, di qua, mi credo di qua.